NSM è sempre attenta alle esigenze di crescita e potenziamento delle persone che vi partecipano e quindi, partendo dalle reali esigenze raccolte, ha introdotto nel catalogo 2010 argomenti nuovi, sviluppati con la metodologia vincente ormai collaudata. Quelli che ci apprestiamo a presentarvi sono quindi titoli che si aggiungono a quelli già presenti nel catalogo 2009 e che sono stati pensati per affrontare nuovi temi o per approfondire argomenti precedentemente affrontati ad un livello base. Riprendiamo le nostre 7 aree tematiche di riferimento e andiamo a verificare le new entry. L'area strategia è quella che più di tutte lavora sull'azienda e sui suoi programmi futuri. In quest'area, in cui già affrontiamo il tema della vision e della capacità dei singoli imprenditori di pianificare e progettare cambiamenti, sono stati introdotti due titoli. Il primo, innovazione di prodotto e di processo, ha l'obiettivo di supportare l'introduzione di soluzioni innovative in azienda. Il secondo, tecniche e strumenti innovativi per il project management, è rivolto a coloro che hanno già dimestichezza con i concetti del project management e intendono mettere in pratica tali modalità attraverso tecniche specifiche. L'area di sviluppo manageriale, già molto ricca, aggiunge un corso avanzato di leadership per coloro che intendono affinare il loro ruolo all'interno dell'organizzazione. L'area organizzazione e risorse umane è rivolta a tutti i manager che comunemente gestiscono risorse umane e gruppi di lavoro. Per questi abbiamo introdotto una attenzione particolare al miglioramento continuo, alla valutazione del personale e alle metodologie di problem solving. L'area che maggiormente si è arricchita di titoli e sulla quale intendiamo porre particolare attenzione in questo 2010 è l'area comunicazione e marketing. Qui le richieste dei nostri membri e del mercato ci hanno portato ad inserire ben 5 titoli nuovi, con l'obiettivo di rafforzare l'attenzione al marketing delle nostre aziende che si apprestano a nuove sfide e competizioni nazionali e internazionali. Questi gli argomenti nuovi affrontati: strategie di marketing e di comunicazione di prodotti e servizi, tecniche di direct marketing, la costruzione di un piano commerciale per rivedere e monitorare i costi delle vendite, le tecniche per conoscere e soddisfare le aspettative dei clienti, le tecniche di vendita per eccellere nelle negoziazioni commerciali. L'area amministrazione e finanza aggiunge un titolo altamente strategico, quale quello del controllo di gestione. Ed infine l'area internazionalizzazione si focalizza su due argomenti nuovi: le modalità di finanziamento dei processi di internazionalizzazione e le politiche di branding per affermare e valorizzare il marchio e l'immagine aziendale sui mercati esteri. Stiamo lavorando per costruire insieme un catalogo sempre più completo e adatto a rispondere alle specifiche esigenze del momento. In un mondo in trasformazione, siamo al servizio delle persone in movimento.